Ciobettis.it esisteva per la mia generazione la Coppa dei Campioni, adesso si chiama Champions League, mentre invece esiste tuttora la Coppia dei Campioni di Giulio Base. La Coppia dei Campioni è composta da Max Tortora e Massimo Boldi, lavora in una stessa multinazionale. Boldi si chiama Fumagalli, Tortora si chiama Remo Ricci, detto Zotta. Uno è milanese, Boldi impaccato di soldi, con amante e voglia di avventura, abbastanza cinico, abbastanza arido. L'altro è un proletario, con prole in arrivo, moglie incinta, più buono di cuore rispetto a Fumagalli, Ricci, detto Zotta, soprattutto bisognoso di soldi, tifosissimo di calcio. I due sono una strana coppia e dovranno arrivare con un road movie rocambolesco a Praga, e le cose gli vanno malissimo. Adesso, romano e milanese, Boldi e De Sica hanno creato una coppia molto forte, come sapete. Si sono separati e l'ultimo cinepanettone che fecero insieme fu Natale a Miami. L'anno dopo arrivò Olé di Carlo Vanzina. Da quel momento Olé, 10 anni di Boldi senza De Sica, in cerca di un partner, Biagio Rizzo o Vincenzo Salemme, in cerca di registi, Claudio Risi, Paolo Costella, i miei amatissimi Vanzina, Giulio Base, che tipo è? È uno strano tipo. Io amavo molto i primi film di Base negli anni 90. Lui fu candidato al David, siamo in tempi di David, come miglior regista esordiente per Crack. C'era Valeria Marini, la sua prima prova d'attrice. E poi Base fece tanti film negli anni 90, ma fece anche delle belle prove attoriali. Era un bodyguard del ministro Botero, interpretato da Nanni Moretti, dentro il portaborse di Daniele Lughetti, e menava Silvio Orlando, fighissimo. Incontrava anche Moretti in caro diario, bellissima scena. Era l'uomo nella decappottabile che faceva dire a Moretti la famosa battuta: mi troverò sempre d'accordo con una minoranza di persone. Sì, era Giulio Base, ed eravamo vicino alla tenuta di Castel Porziano del Presidente della Repubblica. Io sono di quelle parti, quindi riconobbi proprio l'inquadratura. Poi Base, dopo la bomba, è andato molto in TV, ha fatto fiction spesso religiosa. Adesso sono gli ultimi anni in cui il pretore, mio papà, è tornato al cinema. Lui è un talento. Io, da questi tre talenti, da Giulio Base, che è anche l'autore del soggetto della sceneggiatura, Max Tortora, fenomenale cabarettista, indimenticabile la sua imitazione di Alberto Sordi, che smise di fare quando Sordi morì. Ma Tortora era fantastico nel ruolo del zio, il ladro che metteva in crisi Pasotti. Suo parente, quando andava a trovarlo per un matrimonio da favola di Vanzina, il zio che voleva rubare tutto, era uno spunto di Agia Scarpelli per un film con Hitchcock alla regia mai fatto. Fantastico era Max Tortora in quel ruolo là. Qui, e anche da Boldi, diciamo, da un fuoriclassico come Massimo Boldi mi aspetto di più. Quindi, considerati i talenti, considerato il titolo pure che avete scelto, la Coppia dei Campioni, non mi sembra che il film sia un granché. Non ho riso quasi mai. Soprattutto Boldi mi sembra molto avulso ormai da qualsiasi tipo di contesto in cui lo metti. Si sentiva questo anche in Matrimonio al Sud, 3 milioni e mezzo al botteghino, non incassano come quelli di De Sica i film con Boldi. Anche Ma tu di che segno sei, a Natale con i Vanzina, c'era Boldi, c'erano i parenti alla regia, fece risicati 4 milioni di euro. Mentre De Sica, fortissimo, con un film orribile, sempre di Neri Parenti, come Vacanza ai Caraibi, è arrivato ai livelli di Lillo e Greg. Io ancora non me lo spiego come ha fatto a incassare quasi appunto 9 milioni di euro quell'orribile Vacanza ai Caraibi. Quindi De Sica senza Boldi è molto forte al botteghino, Boldi senza De Sica è molto debole, ed è avulso perché fa la sua comicità un po' pazza. Che dolore lo fa, tachicardia non lo fa, è un po' un bambino cresciuto, l'allupamento non è mai particolarmente credibile in lui, questi due italiani sono perennemente allupati, compulsivamente allupati, e Berlusconi devono sempre cercare di fare l'amore con queste donne che incontrano e tu non ci credi mai, litigano costantemente e tu non ci credi mai, fanno pace e tu non ci credi mai. Base cerca anche di dargli un decor non da ex cinepanettone, e quindi c'è anche una certa luce calda, c'è anche una certa partita di calcio con dei ragazzini, però sostanzialmente i nostri Remo Ricci e Dottor Fumagalli sembrano le brutte copie di quell'incontro invece bellissimo e pieno di vita tra Massimo Boldi e Mattioli e Barnabucci ci ha lasciato, terribile, come sapete era Fratelli d'Italia 91, Boldi caricava questi due pensando che fossero tifosi milanisti, in realtà erano romanisti, ed erano Barnabucci e Mattioli, e in quel segmento lì lui, tifosissimo milanista con questi ultra della Roma, rimaneva a loro ostaggio, era fantastico. Mi è sembrato che
abbiano cercato i realizzatori di questo film di ritrovare quelle atmosfere e non ci sono riusciti. Ci sono anche altri caratteristi che provano a portare qualcosa, tra cui Massimo Ceccherini, ma niente, non c'è niente da fare. Il film è abbastanza privo di vita, è abbastanza privo di campioni. E ripeto, mi dispiace, perché da Gente come Base è la sua prima farsetta, è la prima farsetta sessuale per Giulio Base, quindi per un regista in gamba come lui pensavo che potesse essere una sfida interessante. E ripeto, poi da Massimo Boldi e Max Tortora mi aspettavo molto molto di più, ma io penso che il problema sia Boldi ormai è un po' per i fatti suoi, è un po' avulso, e penso che per un regista e per un partner sia molto difficile riportarlo con i piedi per terra, e questo penso sia il vero problema della coppia dei campioni. Ciao Bad Taste.